Pescara, nello specifico al Tribunale di Pescara, dove è attesa per il pomeriggio la sentenza di primo grado per il processo relativo alla tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola. A 6 anni da quel fatidico 18 gennaio del 2017, quando una valanga travolse l'hotel facendo perdere la vita a 29 persone. Oggi dunque l'attesa per questa sentenza di primo grado nei confronti di 30 persone imputate a vario titolo. Ma intanto, per saperne di più, noi ci colleghiamo in diretta con il nostro Luca Pompei, che da questa mattina insieme a Diego Martelli è al Tribunale di Pescara. Luca, intanto, come si è svolta la mattinata questa mattina? Immaginiamo che l'attesa sia grande, soprattutto tra i parenti delle vittime che attendono da 6 anni appunto questa sentenza. Sì Anna, un buongiorno a te, un saluto anche a tutti gli amici telespettatori. Beh, come dicevi giustamente tu, è tanta l'attesa. Noi ci troviamo nell'aula 1 del Tribunale di Pescara, dove tra poco dovremo però sloggiare, perché alle 16:30 dovrebbe entrare il giudice Gianluca Sarandrea per leggere il dispositivo di sentenza. Ma intanto vi volevo far vedere alle mie spalle, proprio in quest'aula, poggiate sulle sedie le magliette con i volti delle 29 vittime della tragedia dell'hotel Rigopiano travolto da una valanga quel maledetto pomeriggio del 18 gennaio del 2017. Oggi in aula c'erano davvero tutti, Anna, i parenti delle vittime ma anche diversi superstiti. Abbiamo visto Gianpiero Parete, il cuoco, che per primo diede l'allarme, ma anche Gianpaolo Matrone, Fabio Salsetta e 3 degli 11 superstiti di quella immane tragedia, e ovviamente i parenti delle vittime che si aspettano giustizia dopo oltre 6 anni di attesa. Questa mattina erano previste alcune controrepliche da parte degli avvocati difensori, che opportunamente hanno però deciso di rinunciare, e a quel punto, dopo l'appello, il giudice Sarandrea ha dato tutti appuntamento oggi pomeriggio alle 16:30. Questa mattina all'uscita dall'aula abbiamo colto qualche reazione, ma soprattutto qualche sensazione in attesa della sentenza. Allora innanzitutto vi annuncio il contributo, l'intervista con l'avvocato di parte civile della famiglia Angelozzi, Vania Della Vigna, e poi una battuta flash di Francesco D'Angelo, il fratello di Gabriele D'Angelo, il dipendente dell'hotel Rigopiano, che fu uno dei primi a chiedere aiuto per quanto stava accadendo all'hotel in quelle ore così drammatiche. Possono andare i contributi e poi la linea può tornare a te. Vania Della Vigna, si è arrivati al giorno della verità, sono stati 6 anni lunghissimi, insomma, giorni e giorni di attesa, di udienze, i rinvii, quant'altro, c'è stato di mezzo il lockdown. In attesa della sentenza, che giudizio dare di tutto questo iter processuale estremamente complicato? Allora, sicuramente l'hotel Rigopiano, il disastro dell'hotel Rigopiano ha rappresentato un evento di particolari complessità anche a livello giuridico, quindi la procura ha dovuto indagare a 360 gradi. Oggi è il giorno della lettura del dispositivo, è il giorno che tutti aspettiamo, sia i parenti delle vittime sia anche gli imputati, e sarà un po' il giorno della verità. Ovviamente previsioni in questi casi non se ne fanno, però c'è fiducia nella giustizia. Sì, c'è fiducia, c'è consapevolezza. Anche la mia assistita, che oggi fra l'altro ha un intervento chirurgico, e la sorella di Sara Angelozzi, e ha perso anche il cognato Claudio Baldini sotto l'hotel, e attende anche lei con fiducia. Ce li ricordiamo tutti gli sms di Gabriele D'Angelo, siamo con il fratello, un punto focale di tutto il processo, le richieste d'aiuto di tuo fratello. Oggi il giorno della verità. Sì, oggi il giorno della verità, dopo 6 anni diciamo che siamo quasi in dirittura di arrivo. Speriamo che il giudice non faccia come gli altri, che oggi queste chiamate siano ricordate. Fanno presente la nostra storia, speriamo nella giustizia.
Voi avete fatto tutto il possibile con estrema, tra l'altro, dignità e pazienza, e questo bisogna darvene atto. Sì, tantissima pazienza, soprattutto la paura della prescrizione, tutto quello che circonda le udienze. Però adesso ci siamo. Penso che continueremo, perché non penso che non finirà in primo grado, ma dovremmo fare anche secondo e terzo grado.